Seguito ai video che abbiamo appena fatto, che riguardano appunto la nascita del potere, chi è il vero potere, aggiungo una terza serie che riguarda più un aspetto domestico del reale potere. Ho accennato nelle puntate precedenti al discorso del potere della mafia o delle mafie e ho fatto una provocazione, ho detto guardate che fra i grandi poteri che ci rovinano la vita, le mafie ci sono, ma non sono assolutamente quello che viene sbandierato e descritto ed è utile per le persone avere il potere delle mafie nel contesto, sempre nell'ottica appunto di capire contro chi ci stiamo scontrando, e dove è più utile mettere la maggioranza, delle energie. Ora, devo dire e devo premettere, e devo ripremettere perché dopo sennò arriva una fiumana di critiche che io non sto dicendo che le mafie regionali italiane non meritano l'attenzione degli attivisti. Non sto assolutamente dicendo che è sbagliato, dedicare energia alla lotta alle mafie italiane, sto solo dicendo che nella distribuzione delle energie e delle emergenze, per la lotta alle mafie vanno considerate le proporzioni e le proporzioni fra le mafie sono il tema di questa ultima, serie di video, di oggi, di questa presentazione che faccio qui con voi, questa sera. Allora, in Italia abbiamo il problema certamente delle mafie regionali e abbiamo anche un altro problema. Abbiamo il problema dell'esistenza di quelli che io chiamo i pifferai magici, che fanno sì che tanti bravi topi seguano le loro note, dedicando praticamente il 100% dell'energia, civica, di attivismo e di partecipazione alla lotta alle mafie, regionali. Io vi do un po' di cifre per farvi capire subito invece di cosa stiamo parlando. Prendete la cifra di 1 miliardo di euro, e prendete la cifra di 4 miliardi di euro e prendete la terza cifra è 118 miliardi di euro. Si comincia a capire che si parte da 1, si arriva a 4 e si passa a 118. Rispettivamente si tratta di 1 miliardo di euro è il danno all'economia pulita, cioè il ricatto all'economia pulita che la mafia siciliana fa all'isola appunto della Sicilia. Secondo Antonio La Spina, il volume, i costi della illegalità del mulino, edito al mulino 2008, uno studio estremamente autorevole, calcola che il danno diretto, il ricatto diretto dalla mafia su tutta l'economia siciliana è di 1 miliardo di euro all'anno. I 4 miliardi che ho citato sono invece la quantità di denaro che lo Stato italiano ha dovuto riversare nel decreto anticrisi per diciamo, rimediare, tornare a riempire la caraffa dell'economia siciliana svuotata da un'altra mafia, non la mafia delle cosche, ma la mafia in doppio petto blu, la mafia delle banche, la mafia della finanza internazionale, la banca degli speculatori internazionali, la mafia della crisi del 2008. 2009. Già siamo passati da 1, da un danno di 1 a un danno di 4. E poi c'è la cifra di 118. 118 miliardi di euro è la cifra del denaro pubblico dei cittadini italiani che è stato reso disponibile dall'Italia, dal governo italiano, per rimediare sempre al danno, questa volta nazionale, sempre della seconda mafia, che io chiamo la mafia maggiore, la mafia dei doppio petto blu, la mafia delle banche, delle grandi finanziarie, degli speculatori internazionali, la mafia della crisi finanziaria del 2008-2009, 118 miliardi di euro. E uno è invece il danno che la mafia siciliana fa direttamente all'economia della Sicilia. Beh, guardate, specifico un'ultima cosa prima di proseguire con i dati, di entrare nel vivo del tema, e cioè i 118 miliardi di euro che ho menzionato, si tratta di una cifra composta in parte da denaro che è già sparito dall'Italia in parte, oppure denaro che è stato sottratto alla ricchezza italiana per metterlo a disposizione della grande mafia finanziaria che sta per essere speso, è stato in parte speso e verrà speso perché ancora l'offerta è in corso. E, ultimissima cosa, l'impatto sia della mafia regionale, delle mafie regionali, sia della grande mafia finanziaria e bancaria sull'impatto sistemico di queste due mafie sull'Italia non è il tema di questa trattazione. Stiamo parlando, lo ripeto per chiarezza di chi ci ascolta e di voi che state ascoltando, stiamo parlando del danno diretto sull'economia italiana dei due tipi di mafie che questa sera metto a confronto. Il danno sistemico è enormemente più ampio, enormemente più diversificato
ed è una discussione che non si può risolvere in questo ambito. Se nel ricatto delle mafie regionali, della mafia siciliana, per citarne una la più importante, ci sono i morti, ci sono le aziende strangolate dal pizzo, ci sono i politici corrotti e collusi, nel ricatto della grande mafia in doppio petto blu ci sono i milioni di italiani, letteralmente milioni di italiani le cui vite sono state condizionate o rovinate o fermate, i cui destini, i figli, il futuro, le speranze sono state stroncate e c'è un'intera classe politica, non solamente alcuni personaggi collusi, ma un'intera classe politica completamente ricattata al 100% e senza eccezione. Quindi di nuovo attenzione alle proporzioni. E dal mio punto di vista, e secondo i dati che darò qui stasera, sono estremamente sbilanciate, purtroppo a favore della grande, della mafia maggiore di cui parliamo. E la domanda che pongo subito, che è provocatoria, lo so, ma perché in Italia abbiamo questi pifferai magici che non fanno altro che soffiare sul fuoco delle mafie regionali e non dedicano mai o praticamente mai alcuna energia e né incitano gli attivisti italiani a dedicare alcuna energia invece alla grandissima mafia dei doppio petto blu, della finanza, delle banche. Perché in Italia la carogna è sempre il cavaliere? Perché in Italia la carogna non è mai il governatore? Perché andiamo in piazza contro Berlusconi ma non abbiamo mai visto una grande manifestazione di massa in Italia contro Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia. E di nuovo veniamo alle proporzioni. Tanto per chiarire la provenienza di questi due personaggi, Silvio Berlusconi viene dal mondo degli affari e si dice provenga anche da un mondo di collusione con alcuni personaggi della malavita regionale. Mario Draghi viene dal Fondo Monetario Internazionale. Viene dalla Banca Mondiale, dalla Banca per la Ricostruzione e lo Sviluppo, e cioè viene dalle banche che sono responsabili di solo qualche centinaio di milioni di morti di fame e di stenti, ma naturalmente sono negri, non contano. Viene in particolare come direttore dalla Goldman Sachs, che è la peggior banca mai esistita al mondo, una banca che, lo ricordo, mentre in Italia le aziende chiudevano, mentre in Italia i cassintegrati piangevano sulla pelle del lavoro e sulla pelle delle speranze per la loro vita e la vita dei loro figli, questa banca, la Goldman Sachs, scommetteva sulla rovina di queste persone, scommetteva sulla tragedia di queste persone e allo stesso tempo dava carburante alla crisi che stava ammazzando, distruggendo la vita di queste persone. Goldman Sachs nei primi 4 mesi del 2009, in piena crisi finanziaria, ha incassato i suoi profitti record in 140 anni di storia della banca. 3,4 miliardi di dollari introiettati dalle scommesse che questa banca faceva sulla rovina dei lavoratori di tutto il mondo e anche dei lavoratori italiani. E questa è la mafia, questi sono i delinquenti da cui proviene Draghi. Il Goldman Sachs faceva questo grazie a due escamotage delinquenziali ma del tutto legali, uno si chiama swap betting e l'altro si chiama hedging, sono termini finanziari, ma tengo a sottolineare appunto che si tratta di atti delinquenziali sulla vita concreta delle persone che sono completamente legali e qui sta il problema, perché è vero che la mafia regionale è un grande problema da combattere, ma è anche vero che è illegale, è anche vero che ogni tanto si possono arrestare questi personaggi. Il problema dell'altra mafia, la mafia maggiore, è che purtroppo abbiamo fatto sì che tutto quello che fa, e cioè la rovina di intere generazioni di esseri umani, è un fatto completamente legale, per cui non la possiamo combattere. Tenete a mente questa differenza. Vengo a un altro capitolo che è molto discusso quando si parla del cavaliere Silvio Berlusconi e che è molto poco discusso invece quando si parla di Mario Draghi, il conflitto di interessi. Berlusconi difende un conflitto di interessi da 6 miliardi di euro, il valore della Fininvest. In fondo si è detto che Berlusconi entra in politica per difendere il suo impero mediatico e Berlusconi continua a fare gli interessi del suo impero mediatico. Bene, è un interesse di 6 miliardi di euro, ricordate questa cifra? La cifra è 6. Mario Draghi ha
secondo il Sole 24 Ore del 14 ottobre del 2008, ha prelevato 40 miliardi di euro di debito pubblico italiano e lo ha semplicemente donato ai suoi amici banchieri, ritirando indietro i prodotti finanziari marci, cosiddetti tossici in termine finanziari di finanza, che queste banche avevano accumulato. Quindi ha usato altri 40 miliardi di euro di debito pubblico italiano per parare il derretano ai suoi amici banchieri, i quali, fra l'altro, ricordo che sì, 40 miliardi di euro, per dare un paragone, sono quattro finanziarie del governo italiano, quattro finanziarie messe assieme. Inoltre, mentre Mario Draghi faceva questo, il governo italiano aveva appena pensato, con il decreto salvabanche 155, di riversare altri 12 o 18 miliardi di euro nelle casse delle banche fraudolente, secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale del 2008. E leggo cosa scrivono i senatori Sangalli e Lannutti in un'audizione del Senato il 22 dicembre 2008. Finanziamenti che sono illimitati, cambiali in bianco del decreto salvabanche 155, attraverso le quali poi le banche possono promuovere i loro prodotti finanziari, assicurando i clienti di godere delle garanzie illimitate dello Stato. Cioè, cosa sta succedendo? Lo spiego. Sta succedendo che sia Mario Draghi che il governo italiano riversano nelle casse dei banchieri delle cifre stratosferiche sottratte alla ricchezza nazionale, sono soldi dei cittadini italiani, e poi le banche cosa fanno? Incassano questi soldi e si fanno belle con i clienti dicendo: siccome abbiamo il sedere parato da fondi illimitati dallo Stato, venite a comprare i nostri prodotti finanziari che noi promuoviamo. Le banche così incassano due volte. Ora, è così che gira la giostra. Ripeto, tutto questo è legale. Mentre Berlusconi difende 6 miliardi di conflitto di interessi, questi personaggi stanno coprendo una cifra che adesso è arrivata dai 52 ai 58 miliardi di euro di conflitto di interessi. Il conflitto di interessi sta nel fatto che un uomo che è teoricamente pubblico, come Mario Draghi, che è proposto dalla Presidenza del Consiglio, approvato con un decreto del Presidente della Repubblica, che dovrebbe essere lì a tutela dell'economia nazionale, salva il sedere dei suoi amici banchieri usando il debito pubblico, usando i nostri soldi e le nostre tasse. E per darvi ancora alcuni altri termini di paragone, ripeto, dai 52 ai 58 miliardi di euro, Fininvest 6 miliardi, Ponte sullo Stretto di Messina 6-7 miliardi, i costi della casta, tanto strombazzati dai pifferai magici, sono 4 miliardi di euro. La crisi finanziaria in Italia ha portato a una rovina economica pari a 30 aziende fallite al giorno. 30 aziende italiane sono fallite al giorno dall'inizio del 2009 a oggi, continuano a fallire, i dati sono della Camera di Commercio. Questo significa disperazione reale di lavoratori, ripeto, fino alla noia, significa vite troncate, speranze troncate, persone che finiranno a fare i telefonisti della TIM invece che diventare insegnanti o artisti o attori o qualunque altro tipo di mestiere, intere quindi generazioni condizionate se non rovinate. E in questo disastro, sentite cosa scrive l'agenzia di notizie finanziarie internazionale Bloomberg il 22 agosto del 2009. Intitola La pacchia del salvataggio finanziario italiano. Le banche italiane sono all'avanguardia, scrive Bloomberg, nel salvataggio delle aziende in crisi, buttandovi almeno il 40% dei loro capitali, cioè il doppio di ciò che ha fatto la media del resto d'Europa. Bloomberg cita la ABI, che parla di 40 miliardi di euro che le banche stanno tirando fuori per concedere alle aziende tempo e spazio per poter ripagare i loro debiti. La domanda che sorge spontanea naturalmente è: ma chi paga? Secondo voi sono 40 miliardi di euro che le banche pagheranno di tasca propria? No. E chi ha causato questo disastro? I lavoratori italiani? No. Le aziende italiane? No. L'hanno causato le banche. Allora, ripeto, questa tragedia economica che ci sta costando una quantità di denaro impressionanti non è stata causata da Berlusconi e tantomeno dai suoi picciotti. Vi leggo cosa dice Arnaldo Borghesi, direttore dell'agenzia di consulenza finanziaria Borghesi Colombo Associati di Milano, che scrive testualmente: in teoria una massa enorme di aziende italiane sono già fallite, non hanno più un soldo per tirare avanti. Stiamo parlando di questo disastro creato dalla grande mafia dei doppi petto blu.
E Francesco Faldi, socio della Linklaters LLP di Milano, aggiunge, un altro analista finanziario, aggiunge, le banche sono costrette a sborsare quei fondi perché devono a tutti i costi evitare che le aziende finiscano in amministrazione straordinaria. I loro crediti con quelle aziende perderebbero ogni possibilità di essere rimborsati. Allora, riassumo di nuovo, le banche sborsano quantità di capitali impressionanti che sono garantiti dallo Stato italiano, cioè da noi cittadini, per salvare i propri crediti con le aziende e alla fine sappiamo appunto chi sta pagando tutto questo, lo sta pagando Draghi con i nostri soldi, lo sta pagando il governo con i nostri soldi e lo pagheremo noi come correntisti. Siamo certi che questi soldi non li pagheranno mai le banche ed è un danno creato dalle banche stesse. Allora, quando ci troviamo di fronte a un'opinione pubblica che è così sollecita, giustamente da un certo punto di vista, a scagliarsi contro le mafie regionali, io torno a ripetere, è bene che diamo un'occhiata a come veramente funzionano i grandi numeri dei grandi meccanismi mafiosi nelle economie moderne dei nostri paesi, in particolare d'Italia. Sono bombe che rovinano generazioni, come ho detto, e sinceramente quando se vogliamo proprio pensare di cominciare ad avere la tremarella, facciamoci venire la tremarella quando passiamo davanti a una scritta come Banca d'Italia o quando passiamo davanti a una scritta come Citigroup oppure Goldman Sachs oppure Hedge Fund, che è una di queste cose che nessuno sa cosa voglia dire, hedge funds, e sono i personaggi che creano queste catastrofi globali in cui noi poi veniamo presi dentro fino al collo. Ora, ci minaccia di più la mafia o ci minaccia di più la mafia delle banche? Le nostre banche sono indebitate per 718 miliardi di euro. Sono indebitate per il triplo di quello che valgono, 277 miliardi di euro, e hanno ancora nei loro portafogli 367 miliardi di euro di prodotti derivati, esattamente quei prodotti finanziari rischiosissimi, dinamite, che hanno causato la catastrofe finanziaria del 2008-2009. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la minaccia che pende sulle teste di ogni cittadino italiano, la minaccia che pende sulle teste di ogni famiglia, di ogni azienda, di ogni lavoratore, sono banche indebitate fino al collo che viaggiano su un campo minato che può saltare per aria da un momento all'altro. Credo sinceramente che questo tipo di minaccia sia di sicuro superiore a quello della criminalità organizzata nel nostro paese, ma di molto superiore. I dati che ho citato molto rapidamente, Banca d'Italia, Senato, Legislatura 16, atto ispettivo 400961, del dicembre 08, Capital Economics, Consob del luglio del 09. E infine una cosa che è estremamente grave è che le mafie regionali non potranno mai fare, c'è un danno che per quanto siano criminali e efferate non riusciranno mai a portare, ed è l'attacco ai diritti che queste mafie in doppio petto blu, i Draghi e soci, portano alle nostre vite. Ora immaginate questa crisi finanziaria gigantesca cosa ha significato, licenziamenti in massa. Ho detto prima 30 aziende chiudono al giorno, sono decine di migliaia di lavoratori che vanno a ingrossare le enormi file di manodopera disponibile oggi in Italia. E sappiamo tutti che quando c'è tanta offerta di qualcosa sul mercato, cosa fa questa cosa? Perde completamente di valore. Se c'è tanta manodopera in eccesso sul mercato, la manodopera non vale più niente. Questo viene sfruttato dalle aziende. Le grandi aziende poi licenziano perché tirano fuori come scusa la crisi finanziaria e licenziano ancora più lavoratori. E questo bacino di lavoratori disponibile va a aumentare ancora di più. La manodopera a questo punto diventa materia da nulla. Il valore non vale più niente. Ecco che c'è l'attacco ai sindacati, ecco che c'è l'attacco alla precarizzazione, ecco che c'è l'attacco alla contrattazione degli stipendi, ai diritti dei lavoratori. Ma c'è di peggio. Le grandi aziende che licenziano usano uno stratagemma che in termini finanziari si chiama slimming down. Slimming down in termini finanziari vuol dire che un'azienda deve licenziare il maggior numero possibile di lavoratori per ripresentarsi abbellita, ringiovanita agli investitori internazionali. È il prerequisito per ottenere investimenti, licenziare. Le aziende così si ricuotono in borsa, guadagnano di valore, i manager prendono a fine anno dei bonus miliardari e i lavoratori piangono lacrime e sangue. E questo è il grande attacco ai diritti dei lavoratori che portano le mafie in doppio petto blu, le mafie finanziarie. Una cosa che la mafia regionale non potrà mai riuscire a fare, non riuscirà mai a fare, ed è veramente qualcosa di assolutamente disgustoso, soprattutto legale, ripeto, assolutamente legale. Ma torniamo alla questione più
propriamente di dati e numeri sugli esborsi, il ricatto economico che queste mafie in doppio petto blu stanno estorcendo a noi italiani, a noi lavoratori e contribuenti italiani. Nell'ottobre del 2008, abbiamo detto prima, c'è stato il decreto 155, il decreto salva banche. Ricordo la cifra messa a disposizione di questa mafia di banchieri, i 12 o 18 miliardi di euro. Vi leggo una cosa che ha scritto Massimo Mucchetti sul Corriere Finanza, che potrà sembrare in apparenza nebbiosa, ma ve la spiego in termini molto semplici. Scrive Massimo Mucchetti il 12 ottobre 2008: il Tesoro sottoscriverà azioni privilegiate che hanno diritti di voto limitati, ma se una banca salvata dal Tesoro poi si rilancia, il plusvalore si concentrerà soprattutto sulle azioni ordinarie. I contribuenti sarebbero meglio protetti se il Tesoro ottenesse azioni ordinarie più facili, tra l'altro, da rivendere. Certo, da azionista ordinario il Tesoro nominerebbe gli amministratori. Può non piacere, ma dovrebbe piacere ancora meno che chi paga non comandi. Cosa significa quello che ha detto Mucchetti? Significa che col decreto salva banche vengono sborsati miliardi di euro alle banche con la seguente clausola: se poi la banca torna a guadagnare, si scremerà i profitti di serie A, mentre lo Stato scremerà i profitti di serie B. Nel febbraio del 2009 Tremonti annuncia i famosi Tremonti Bonds. Adesso c'è stata una grandissima discussione sui Tremonti Bonds. Sono estremamente attuali perché non sono assolutamente passati, sono ancora presenti, è ancora un regalo che sta passando alle banche italiane. E spiego molto rapidamente cosa sono questi bonds. Cosa vuol dire bonds? Bonds obbligazioni. Cioè vuol dire che il governo italiano ha detto alle banche: noi vi diamo una grande valanga di denaro, di miliardi di euro, voi ci firmate delle carte dove vi impegnate a ripagare questi soldi allo Stato più un interesse. La carta firmata dalla banca, dove la banca dice: io mi impegno a ripagare allo Stato questi soldi che lo Stato mi dà più interessi, si chiama bond, si chiama obbligazione. È un obbligo a ripagare. Fin qua sembra tutto bene, no? Non c'è niente di male, ci sono addirittura gli interessi. Le cose non stanno assolutamente così. Gli inganni e il regalo alle banche, alle mafie bancarie di questi Tremonti Bonds è una cosa strepitosa, talmente strepitosa che fa quasi ridere, è quasi grottesca a descriverla. Allora, ci hanno informato che questi bonds, cioè questi soldi che noi diamo alle banche in cambio di questi contratti, hanno l'obiettivo di rafforzare il capitale di vigilanza Core Tier 1 e di conseguenza favorire l'erogazione del credito a famiglie e imprese. Cosa significa? Significa che ci viene raccontato che questi soldi che noi diamo alle banche servirà a migliorare questo dato, questo coefficiente Core Tier 1, che è il coefficiente che ci dà il grado di salute, il termometro della salute delle banche. Le banche con i soldi dello Stato hanno il termometro che sale, il Core Tier 1 va su, significa che la banca è sana e quindi la banca può riprendere ad avere finanziamenti, ad avere investimenti e a prestare i soldi alle famiglie e alle aziende, ci viene detto. È una balla. La realtà, il motivo vero per cui le banche richiedono e lo Stato offre questo salasso di denaro pubblico lo spiega il Financial Times il 5 di febbraio del 2009 e scrive: quando gli investitori internazionali hanno dato un'occhiata alle banche italiane, si sono resi conto che erano messe molto male. Siccome le loro azioni continuavano a languire, l'opzione di raccogliere fondi dagli azionisti era scomparsa. L'unica sorgente di fondi rimaneva lo Stato. Cioè, spiegazione molto semplice e molto chiara. I grandi investitori internazionali guardano le banche italiane hanno le pezze al sedere e dicono alle banche italiane: noi da voi non investiamo più un soldo. Se volete tornare a essere in salute in modo che noi torniamo a investire, andate a ciucciare dallo Stato a Roma. E così hanno fatto le banche e così ha obbedito lo Stato. Lo Stato, come sempre, obbedisce alla mafia delle banche, della finanza internazionale. E il cittadino sano di mente, come ho scritto nel mio pezzo, non può a questo punto chiedersi: ma un momento, noi non viviamo in regime di libero mercato? No, non ci hanno sempre detto che il capitalismo significa competere liberamente sul mercato? Bene, se le banche stanno morendo, se le banche non stanno in piedi, che falliscano, lo Stato le può nazionalizzare? Lo Stato può usare i grandi capitali di miliardi e miliardi di euro per versarli direttamente a chi ha bisogno, cioè ai cittadini e alle aziende? E che le banche muoiono, hanno giocato, hanno scommesso, hanno perduto, vanno al diavolo. Questa è la regola del libero mercato, no?
Le banche, la mafia delle banche puoi pretendere che sia il cittadino a intervenire e a salvargli il sedere. L'altra menzogna che ci dicono su questi Tremonti Bonds è che sono convenienti per lo Stato. Ora, vi leggo alcune delle condizioni alle quali sono stati sottoscritti questi Tremonti Bonds. Se la banca che ha preso i soldi dello Stato va in rosso, non riesce a ripagare i suoi creditori, la priorità l'hanno i creditori privati. Lo Stato, cioè noi cittadini che gli abbiamo dato i soldi, ci attacchiamo al tram. Veniamo solamente dopo i creditori privati delle banche. Gli interessi che le banche pagano su questi soldi che lo Stato gli ha prestato sono interessi che vengono pagati solo se la banca è in attivo. Se la banca non è in attivo, non paga gli interessi. Provate voi cittadini ad andare a una banca e dire: io non ti pago gli interessi su un prestito che mi hai fatto perché sai, mi sta andando male il negozio, mi sta andando male il bar. Col cavolo che vi concedono una clausola del genere. La terza clausola è ancora più grottesca. È assolutamente ancora più grottesca. Pensate che se la banca che ha preso in prestito i soldi dello Stato perde di valore sul mercato azionario, cala anche il debito che ha con lo Stato, cioè lo Stato gli ha prestato 100, la banca cala di valore sul mercato, deve restituire 10. Ora, voi immaginate se una condizione del genere una banca la concederebbe mai a un pensionato indigente italiano, un pensionato che va a prendere in prestito 1.000 euro e l'anno dopo è messo molto male e dice alla banca: beh, ve ne ridò 10 invece che 1.000. Col cavolo che la banca gli concederebbe una concessione del genere, gli darebbe una concessione del genere. E invece lo Stato italiano questa concessione la offre alle banche. E il rischio, fra l'altro, di questi Tremonti Bonds è altissimo, il Sole 24 Ore scrive: sono prodotti di investimento particolarmente rischiosi e solo l'investitore più sofisticato può valutarne correttamente il rapporto rischio-rendimento. Il che significa che oltretutto diamo questi soldi alle banche rischiando di perderci in maniera, non solo per le clausole appena menzionate, ma anche di avere dei tracolli finanziari giganteschi. Ultimo punto. Scrivi solo 24 ore, queste obbligazioni speciali hanno tutti i vantaggi del capitale perché aumentano il tasso di accreditamento delle banche, il famoso Core Tier 1, il tasso di salute delle banche che le emettono, ma costano di meno di un ricorso sul mercato dei capitali. Cosa vuol dire? In pratica vuol dire questo, che lo Stato italiano, noi cittadini, con i soldi rubati ai cittadini, stiamo permettendo alle banche di farsi il lifting usando i migliori chirurghi privati, però pagando il ticket alla mutua. Cioè non pagando i prezzi di mercato per il lifting, ok? Pagando prezzi scontati. Siamo a un meccanismo che è realmente orwelliano. Stiamo tirando fuori decine e decine di miliardi di euro fino a raggiungere una cifra che poi vedremo alla fine sarà di 118 miliardi di euro e aumenterà fino a 214 miliardi di euro. E stiamo tirando fuori questi soldi perché siamo ricattati da queste banche. Dobbiamo salvare il sedere a coloro che hanno architettato la rovina di milioni di famiglie italiane. Guardate, è talmente grottesco, è esattamente come se un ubriaco ti ruba la macchina, te la sfascia contro un muro e invece di essere l'ubriaco a rimborsarti i danni della macchina, sei tu che rimborsi l'ubriaco perché sennò quello entra in casa tua e ti sfascia anche la casa. Se è questo il tipo di ricatto, è assolutamente grottesco. Dobbiamo salvare queste banche che ci hanno sfasciati perché sennò ci sfasciano ancora di più. Ma vi rendete conto di che razza di mondo orwelliano è questo? E questo è un ricatto che nessuna mafia regionale, nessuna cosca, nessuna camorra sarà mai in grado di esercitare su qualunque stato, tantomeno sullo stato italiano. Per concludere, abbiamo, e lo ricordo, una cosa che fa sempre parte del grande ricatto delle mafie finanziarie e delle mafie bancarie e dei doppi petti blu, è il capital flight, cioè la fuga dei capitali. In Italia, nel 2008, su 40 miliardi di euro ricevuti in investimenti dall'estero, ne sono spariti 22,8, il 56%. Si chiama capital flight, cioè vuol dire che improvvisamente qualcuno da un ufficio di Francoforte piuttosto che Hong Kong decide di sottrarre al nostro paese qualcosa come due finanziarie nel giro di pochi giorni. E questo accade, questo sono soldi che spariscono, di nuovo è economia che viene perduta, posti di lavoro, precarizzazione, povertà, incertezza. E di nuovo lo Stato con i nostri soldi che deve intervenire per rimediare. Le mafie sono per definizione degli aggregati di individui che per il proprio esclusivo profitto
delinquono e dissangono il tessuto civico in cui si trovano. Certamente questa è la definizione che si può appioppare alle mafie regionali, che vanno, ripeto, combattute, ma è ancor più, come abbiamo visto da questi dati, la definizione che va appioppata alla grande mafia e dei doppio petto blu delle banche, della Banca d'Italia e del sistema finanziario internazionale. Ripeto, la differenza però è che nel caso della camorra, dell'andrangheta o della mafia, almeno i nostri magistrati hanno almeno uno strumento per combatterle, almeno la nostra polizia ha uno strumento per combatterle, cioè la loro illegalità. Nel caso di questa maggiore mafia di cui ho parlato fino adesso, non abbiamo nessuno strumento per andargli contro. Dobbiamo subire queste cose rivoltanti, perché letteralmente sono grottesche e rivoltanti, questi ricatti immensi senza avere strumenti. Dobbiamo dotarci di strumenti legali per poter combattere contro questa gente, che è quello che stava cercando di fare Obama in America, ma ha fallito. E mi chiedo e chiedo di nuovo, dove sono i pifferai magici italiani? Dove sono i Saviano? Dove sono i Grillo? Quando si parla di Draghi, perché Grillo non è mai andato in piazza e non ha mai fatto un no Draghi Day? Perché si fa il no Berlusconi Day con i suoi 6 miliardi, perdonatemi, relativamente ridicoli di interessi nella Fininvest, e non si fa un no Draghi Day con questa catastrofe, questa emorragia di denaro pubblico che viene sottratta alla ricchezza nazionale e ai diritti dei lavoratori italiani? Se poi aggiungo al danno delle mafie, delle mafie internazionali, delle mafie doppio petto blu e quello che altri gruppi di potere descritti nei miei video precedenti hanno fatto e fanno direttamente sulla vita dei cittadini, allora credetemi che si può con una ragionevolezza sostenere che le proporzioni fra il danno delle mafie regionali e il danno delle mafie finanziarie è di 1 a 1000. Finisco con un'altra serie, un'altra piccola rapida raffica di dati, mettendo insieme tutta la criminalità organizzata italiana, tutta, non solo la mafia siciliana o la camorra, ma tutta la criminalità che percorre il paese, si può raggiungere un danno diretto all'economia italiana per anno di circa 91 miliardi di euro. I dati sono Confesercenti, SOS Imprese dell'ottobre 2008. Il danno diretto finanziario di cui abbiamo parlato ha un'aggiunta che è il danno economico della caduta delle esportazioni del grande cuore economico italiano che è l'export, che è l'industria manifatturiera italiana. E se si aggiunge anche questo, il danno diretto economico della grande mafia in doppio petto blu in Italia in un anno è stato di 214 miliardi di euro. Vedete le proporzioni. E di nuovo e questi sono dati delle fonti citate più i dati della Commissione Bilancio della Camera del luglio del 2009. Ora, se voi guardate, tanto per avere un altro termine di paragone e un'altra spolverata di proporzioni, alla ricchezza che la Goldman Sachs, da cui proviene Mario Draghi, controlla, di nuovo avete un senso di cosa stiamo parlando. Goldman Sachs controlla da sola 1.081 miliardi di euro ed è diretto strumento ed è stata partecipe di un danno alla ricchezza e alle speranze economiche globali di 12 mila miliardi di dollari, dati dal Fondo Monetario Internazionale del 2009. Credo che le proporzioni a questo punto siano chiare, ma deve essere soprattutto chiara una cosa, e concludo, che con questi 214 miliardi di euro, che sono una stima peraltro conservatrice del danno diretto che la mafia finanziaria sta facendo all'Italia, di fronte a questa cifra abbiamo poi il governo che ci dice che i 400 milioni di euro date all'università sono anche troppi. Abbiamo un governo che ci dice che 115 milioni di euro dati per le assunzioni in polizia sono anche troppi. 1 miliardo di euro viene dato in finanziaria a tutto il capitolo lavoro in Italia. 1 miliardo, e ce ne vengono soffiati 214 da quella mafia. Per non parlare degli indigenti, per non parlare dell'opposizione che ha fatto la grande proposta di 200, euro di bonus di reddito mensile, una tantum naturalmente, di bonus fiscale, 200 euro ai redditi medio-bassi italiani. Non denuncio queste cose per indignazione, io non appartengo all'industria della denuncia dell'indignazione, denuncio queste cose perché diano un senso al cittadino di dove dirigere la maggioranza dei propri sforzi. Certo, combattere le mafie regionali, ma la grande energia va messa contro chi veramente ci sta
succhiando il sangue, vita, la linfa vitale, il sangue della vita. Il 5 dicembre erano in tanti in piazza, hanno gridato contro l'uomo presunto delle mafie regionali, nessuno ha speso una parola contro Mario Draghi, che è l'uomo della grande mafia globale, che, come avete visto dai dati esposti in questa presentazione, ci sottrae la speranza, il diritto del lavoro e una quantità di economia che è inimmaginabile per qualunque sistema criminale tradizionale.